come la nutrizione e l'ambiente hanno un effetto sul pianeta. E ecco una persona che metterà insieme questi argomenti per noi. Date il benvenuto al professore di epidemiologia della Harvard School of Medicine. Attento alla sedia, ecco qui. Il professor Willett. Grazie a tutti coloro che ci hanno portati qui quest'oggi, hanno organizzato questa conferenza. Ho un po' di tempo per parlare dei dettagli di cosa rende una dieta salutare. Vi devo dare quindi un po' un quadro generale e parlare anche di tutto quello che io ho condiviso negli ultimi 2 anni in un rapporto che sarà pubblicato a metà gennaio. Quindi non posso darvi dei dettagli, ma penso che possa essere utile descrivere il procedimento che abbiamo utilizzato per gestire questi argomenti veramente esistenziali per noi. È molto semplice come far mangiare 9,8 miliardi di persone entro il 2050 con una dieta che è salutare e sostenibile. Sembra semplice, ma è in realtà una grande sfida, e la sfida forse più grande che l'umanità abbia mai avuto davanti. La risposta standard è che soprattutto la FAO e tanti altri in questo campo è di aumentare la produzione di cibo, soprattutto per quanto riguarda i cereali, e questa è la strada che in genere è stata indicata ed è stata seguita, la strada che noi possiamo chiamare, come dire, la solita strada, la strada solita. Quello che però bisogna notare è che se prendiamo questa strada, la strada solita, ci porterà al disastro, perché porta alla degradazione dell'ambiente, accelera il cambiamento climatico e aumenta il tasso di obesità e non risolve il problema della sottonutrizione. Questa è una sfida che è talmente tanto grossa che quasi paralizza, perché uno non sa veramente da dove cominciare. E ovviamente non riusciremo a risolverlo da soli noi oggi, però possiamo indicare una strada. Ecco, questi sono i passaggi. Prima di tutto, definire una dieta di riferimento che sia salutare attraverso degli studi con delle coorti, con la nutrizione controllata. Ma veramente c'è un'enorme informazione su quella che è la definizione di una dieta salutare. Ecco, io uso invece quest'altra definizione delle limitazioni del pianeta, e ci sono 6 variabili importanti, vale a dire il gas serra, l'uso del suolo, l'uso dell'acqua, il flusso dell'azoto, il flusso del fosforo e l'estinzione delle specie, i limiti che sono stati indicati dalla IPCC per i gas serra e che viene dall'agricoltura, e le emissioni negative che bisogna raggiungere entro il 2050. Poi abbiamo valutato se questo modello di fare tutto come al solito può essere, e il passo numero 1 che ho già indicato, possono essere utilizzati con l'analisi del ciclo di vita, della valutazione del ciclo di vita. Ecco, con un modello statistico possono aiutarci a restare attraverso le limitazioni che abbiamo.
E abbiamo anche considerato non soltanto cambiamenti nella dieta, ma anche riduzioni nelle perdite di cibo e negli sprechi di cibo. Ci sono anche delle tecnologie che possono migliorare la produzione agricola e abbiamo anche sottolineato come quarto punto le strategie che ci possono aiutare a raggiungere una dieta sostenibile e sana entro il 2050. Ecco, il 2050, ecco, vedete, possiamo definire i problemi, ma seguire poi questa strada è ovviamente una grande sfida. Ecco, definire una dieta salutare. Io guardo una dieta come una collezione di diversi cibi. Allora, abbiamo creato delle categorie abbastanza standard, ci sono alcuni che hanno creato delle subcategorie, ma ecco, credo che questo elenco catturi e mostri abbastanza bene, quali sono i gruppi di cibi. Vedete che tutto questo è legato molto da vicino a quello che la gente mangia piuttosto che agli elementi nutritivi, no? È più facile parlare di quello che la gente sceglie di mangiare guardando questo elenco. Vedete, per esempio, ci sono anche delle fonti di zucchero che non derivano dal cibo e li abbiamo messi da parte. Vedete, intanto volevamo definire le maggiori fonti di proteine, perché è lì che c'è la maggiore variabilità in termini di impatto ambientale e c'è anche una grande variabilità per quanto riguarda l'impatto sulla salute. Quindi poi ci sono anche tante scelte da fare per quanto riguarda l'assunzione delle calorie e questo ha anche un impatto sulla sostenibilità. Vedete, ci sono tante scelte per le proteine, questo considera uno degli studi più ampi, che vede la relazione tra, cosa succede quando si sostituisce una fonte di proteine per un'altra e vedete il rischio delle cardiopatie coronariche, quando, si sostituiscono, per esempio, il pollame invece della carne rossa o il pesce invece della carne rossa oppure, la frutta secca in guscio, e invece i legumi. E vedete che, sono tutte a rischio inferiore rispetto alla carne rossa, come potete ben notare. Quindi, soprattutto quando noi sostituiamo la carne rossa con delle fonti di proteine vegetali, come i legumi, e la frutta secca a guscio. E questo può darci una stima di quello che potrebbe essere una dieta salutare. Abbiamo anche identificato appunto una gamma di quella che può essere la quantità della frutta secca rispetto alla carne rossa. E abbiamo visto qui che cosa succede. In una grossa popolazione, come potete vedere, ci sono, sarebbe facile dire che la quantità ottimale di carne rossa è zero, ma questo non è completamente certo. Non si può essere completamente chiari tra, non so, zero e mettiamo un quarto di porzione al giorno. E dobbiamo riconoscere quindi che c'è un certo livello di incertezza e dipende anche dal contesto. Poi, se uno abita in un villaggio molto povero nel centro dell'Africa, allora ovviamente avere un po' di carne rossa quando si ha una dieta molto povera, beh, allora questo potrebbe portare dei vantaggi perché magari non c'è disponibilità di altro. Quando invece ci sono a disposizione la soia o la frutta a guscio, la cosa può essere diversa. Quindi ecco perché noi abbiamo dato una gamma.
Vedete anche le quantità della frutta, delle verdure, eccetera. Però a un certo punto, quando si raggiungono le 5 porzioni al giorno, si raggiunge il tetto intorno a quella quantitativo di porzioni. Vedete cosa succede nella dieta? Ecco, questo è di nuovo una combinazione dei dati di grossi studi che confronta le calorie ottenute dai carboidrati rispetto agli altri. Vedete che il rosso sono i grassi saturi, per esempio, poi i carboidrati, i blu sono i poliinsaturi, i grassi poliinsaturi. Vedete che in generale ci sono gli oli vegetali, per esempio, sono molto più salutari e diminuiscono la possibilità di malattie. Quindi, una volta che noi guardiamo questa definizione e creiamo una definizione di stile di vita sano, abbiamo guardato cosa succede in giro per il mondo. Quello che è apparso è che la qualità delle diete cambia enormemente in tutto il mondo e non è sorprendente, l'avete già sentito dire, che le regioni del Mediterraneo hanno una dieta relativamente buona, anche il sud-est asiatico, ma gli Stati Uniti e il resto dell'Europa, per esempio, sono abbastanza lontani da una dieta salutare e non c'è nessun paese che è andato oltre il 70% di dieta salutare. Vedete, usando anche i dati di altri studi, per stimare come potremmo ridurre la mortalità e i rischi delle malattie più gravi, vedete, stiamo ancora mettendo a punto, però ci sono delle morti e delle gravi malattie che si possono evitare cambiando la dieta. E poi abbiamo guardato che cosa succede se restiamo all'interno dei limiti del nostro pianeta. Questo è stato fatto in collaborazione con persone che sono specialiste in scienze della Terra. Vedete, guardando anche la produzione di gas serra derivanti dalla produzione del cibo, vedete per esempio che il maiale e il pollo e anche il pesce possono avere un'alta produzione di gas serra, ma può diminuire molto in base a come viene prodotto. E poi ci sono dei cibi che invece hanno una produzione molto alta di gas serra, ma vedete per esempio che i legumi hanno una produzione di gas serra praticamente a zero, quindi c'è un'enorme differenza tra i legumi e la carne, relativamente alla produzione di gas serra. E poi c'è un'analisi che abbiamo effettuato per quanto riguarda l'analisi del ciclo di vita. Abbiamo messo in confronto la produzione di diversi cibi, quindi una dieta vegana, una dieta a base di pesce e la questione è che dobbiamo effettivamente fare dei cambiamenti nella produzione del cibo, negli sprechi e nelle diete. Quindi, guardate velocemente, per esempio, il sistema del cibo negli Stati Uniti. Questo è l'uso dei cereali. E guardate quanto ne viene consumata dagli umani. La maggior parte viene data da mangiare agli animali e una buona fetta viene usata anche per produrre etanolo.
In rosso invece c'è la produzione di cibo, in realtà è la produzione di sciroppo di mais. E, vedete qui, queste sono delle grandi distese di coltivazione di Gran Turco che si vedono nel nostro Midwest. È come se tutto sia diventato questo grande terreno coltivazione di mais, e che però non verrà utilizzato per l'alimentazione, ma verrà utilizzato per produrre etanolo. Ecco, questo sta facendo ammalare il nostro pianeta. Vedete, il quadro è diverso. Per esempio in Cina, molte persone, vedete, mangiano in modo diverso. C'è meno cibo, ci sono meno cereali dati da mangiare agli animali. E quindi il cibo viene dato nella maggior parte alle persone. E vedete, per esempio, questa soluzione dell'hamburger impossibile, no? Ci sono tante opzioni disponibili e come un po', come dire, il cerotto di nicotina che ti aiuta a smettere di fumare. Si può fare un hamburger di proteine vegetali che può essere molto più salutare. E questo contrasta con altri rapporti. 9,8 miliardi di persone stanno rendendo molto difficile raggiungere la possibilità di poter alimentare tutti entro il 2050. Le proiezioni vedono che il maggiore aumento di popolazione sarà nel sud-est asiatico e in Africa, e ovviamente queste sono zone in cui già ci sono grossi problemi per la nutrizione e dove le risorse per effettuare cambiamenti sono meno disponibili che non nei paesi più ricchi. Quindi bisogna tener presente altre parti degli obiettivi sostenibili di sviluppo, soprattutto quello che riguarda la sostenibilità della popolazione, e poi c'è la parte che riguarda l'istruzione e poi i servizi sanitari primari. Ecco, ovviamente tutti gli obiettivi sostenibili del millennio sono collegati tra di loro. Quindi vedete, tutto questo sta toccando il cambiamento climatico, le epidemie di malattie non comunicabili, però possiamo prendere una strada che migliorerà la salute del pianeta. E questo richiede però dei cambiamenti notevoli nel cibo che mangiamo e in come lo produciamo, e raggiungere questi cambiamenti richiede un impegno forte, molto attivo in ogni settore di ogni paese, e non vedo l'ora di poter continuare questa discussione con tutti. Grazie della vostra attenzione.